Eric Clapton ha dichiarato che non suonerà dove è richiesta la vaccinazione, una presa di posizione coraggiosa e inedita. Così, quando andrete a un concerto di Eric Clapton, non sarà solo di noia il modo in cui potrete morire. Vabbè, a parte gli scherzi, trovo irresponsabile non solo il messaggio di un artista così influente, per fortuna influente solo per i boomer, ma anche tutto lo spazio che la stampa dà a stronzate simili. Ci sono decine di migliaia di lavoratori dello spettacolo fermi da un anno e mezzo. Persone che hanno figli, mutui e problemi che tutti abbiamo, solo che i governi si sono dimenticati di loro, perché la musica e la cultura è qualcosa che i politici hanno sempre abbandonato. E ora che possiamo finalmente riaprire in sicurezza, dobbiamo sentire queste stronzate che ci riporterebbero a chiudere tutto per mesi. Forse a qualcuno là cocaine non è ancora scesa, ma questi sono solo i miei 2 centesimi. Voi che ne pensate?